A Ferragosto ogni videocorso vale. Forse il detto non era proprio così, il carnevale alle spalle. Insomma, buon Ferragosto a tutti da Andrea Cartotto e ho il piacere di proporvi in una manciata di minuti un altro videocorso in esclusiva per l'Italia. Questa volta parlo di Peer School, un progetto di aula virtuale open source. Disponibile su GitHub, scritto GitHub, che è un grande contenitore di risorse open per la didattica e non solo. La segnalazione di Peer School arriva dall'amico Albano Battistella, anima e mente non solo del sistema operativo Zorin, sistema operativo libero, ma della pagina di divulgazione tecnologica Zorin OS Education Italia, con la quale insomma collaboro e che spesso condivide anche moltissimi dei miei contributi. Peer School è un lavoro, insomma frutto del lavoro non solo di Albano, ma del suo sviluppatore Dirk Holtwick, e vediamo brevemente come funziona perché è un progetto ancora in fase di sviluppo che promette bene. Vedete il sito di riferimento, perché parliamo di sito web, è peer.school/it. Trascuriamo, diciamo, tutta la sequenza che arriva dopo. La semplicità è il suo punto di forza. Io clicco su Inserisci una nuova aula, clic. Vediamo dal lucchetto, insomma, non trascuriamo neanche gli aspetti tecnici, che siamo in una connessione HTTPS, dunque secured. Sposto un istante il mio faccione, ecco qua, per farvi vedere che io ho una lavagna veloce, istantanea, da poter condividere con alunni o eventualmente con colleghi in ottica di collaborazione. Vediamo che faccio un clic su Imposta il tuo nome, qui vado a digitare Andrea Cartotto e un clic su OK. Al posto di quel riquadro grigio, normalmente ci sarebbe il mio faccione, però sappiamo che la webcam o riprende me o lavora su Peer School e non gestisce due Andrea. La cosa interessante è la facilità d'uso, nel senso che io scelgo il colore del mio tratto e poi con il tasto sinistro del mouse vado a tracciare. Dovete scusarmi, chi mi segue da tempo sa che io sono mancino e sto tracciando la mano destra mediante il mouse. La naturalezza del gesto è sempre particolare con schermi touch, penne attive, quindi siamo su tablet e dispositivi analoghi, o con la tavoletta grafica. Vi ripeto, qui abbiamo colore del tratto a destra, clic sul bidone per azzerare e ripulire la lavagna in un istante, pulsante freccia ricurva a sinistra annulla il famoso undo, ando, e freccia ricurva a destra il famoso ripristina o redo in moltissimi programmi. Quindi senza fronzoli. Ripeto, è un progetto ancora in divenire, quindi seguiamo lo sviluppo, intanto lo supportiamo. Abbiamo la possibilità tramite invia messaggio di poter inviare un messaggio scritto che venga visto da tutti i destinatari. In realtà la facilità d'uso è tutta qui. Tastone verde in basso a sinistra, clic su condividi con gli studenti ed ecco qui che io ho un link, copia link, vado a fare un clic su ok. Pronto da diffondere a un qualsiasi destinatario. Ora io simulo di essere il destinatario. Ricorderete da miei precedenti videocorsi, sempre qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea, che io posso tramite il mio browser, quando voglio fare un test, cliccare in alto a destra sui tre pallini, poi un clic su nuova finestra di navigazione in incognito, e qui dunque sto operando su un'altra finestra del mio browser, nel mio caso Google Chrome. Clicco in alto nella barra degli indirizzi, clicco con il tasto destro del mouse e infine tasto sinistro su incolla, confermo con il tasto invio sulla tastiera ed ecco qui che io ora sono destinatario, sono alunno. Mi viene chiesto se voglio utilizzare il microfono e la fotocamera, io al momento clicco consenti, ma sì. In realtà qui cambia molto poco perché, come vi ho spiegato, state vedendo il mio faccione, non potete rivedere il mio faccione in altra istanza. Ecco, questo è quello che vede l'alunno, quindi senza fronzoli, riquadri di tutti i partecipanti, per cui una funzionalità niente male, la possibilità anche in questo caso di inviare un messaggio scrivendolo e pigiando il tasto invio sulla tastiera, unnamed perché io non ho ancora impostato il nome, vedete? Clic sulla matita, per cui qua vado a digitare Marco, ad esempio faccio l'alunno, clic su OK ed ecco che ora,
La mia chat ha preso il nome di Marco. Vediamo un po' se è successo qualche cosa nella mia finestra. Docente, infatti c'è il messaggio di Marco. Molto interessante anche questa funzionalità. Ripeto, una lavagna nuova, open source, progetto che sta nascendo, lo supportiamo anche per consentire di correggere eventuali piccoli malfunzionamenti o magari di poter implementare poi nuove funzionalità. Allora, è molto interessante, ve lo mostro, vedete che torna alla finestra alunno. Questo dito che poi in realtà è l'alzata di mano, se io faccio un click, io risulto prenotato. Ora vi mostro che in realtà a me insegnante accanto a Marco lampeggia l'icona rossa, per cui io Marco ora ho facoltà di ascoltarlo o di leggerlo. Dico di ascoltarlo perché in realtà a Marco, alunno, se ricordate, all'inizio è stato chiesto il consenso all'uso della fotocamera e del microfono. Interessante funzione, però un pochettino da capire, come ho suggerito agli sviluppatori in materia di privacy, quindi in funzione del GDPR, il nuovo regolamento europeo per la privacy, la possibilità con un clic sul pulsante a forma di webcam di accendere la webcam dell'alunno per vederlo. Cioè, molto interessante da un punto di vista didattico da valutare alla luce del GDPR, quindi funzionalità ancora in divenire. Però vi devo dire, come state osservando, che è servito un comune browser, poche ma semplici funzionalità, una condivisione immediata tramite il tasto verde, che può essere effettuata anche mediante un QR code, cioè se io avessi ora un dispositivo mobile in grado di inquadrare quel particolare codice, io verrei immediatamente proiettato in questo nuovo ambiente che è appunto quello di Peer School. Quindi salutiamo favorevolmente una novità nell'ambito del software libero, open source. Continuiamo a seguirla e, come d'abitudine vi ricordo, impariamo sempre ad acquisire adeguata competenza digitale selezionando le risorse che meglio rispondono ai nostri bisogni e non prendendole a caso. Dunque, ancora buon Ferragosto, un caro saluto dal vostro Andrea Cartotto. Ci rivediamo a breve. Osservo un breve momento, insomma, di relax dal mondo digitale, ma vedrete che, come di consueto, farò le mie abituali incursioni. A presto e grazie.